Bene, siamo qui per presentare la calottina volumetrica che dalla prossima settimana verrà installata su tutti i cassonetti della raccolta indifferenziata di Minervio. Questo è uno dei due pezzi fondamentali della seconda fase della raccolta differenziata di Minervio. Siamo partiti nel 2012 con la prima fase che ci ha consentito di ottenere degli ottimi risultati. Siamo passati da una raccolta differenziata del 20 al 55%, siamo il comune con la tariffa dei rifiuti più bassa di tutta la provincia di Bologna e soprattutto abbiamo un sistema comodo che non stravolge la vita dei cittadini, organizzato su poco meno di un centinaio di isole ecologiche stradali, con i 5 cassonetti in cui conferire i vari materiali una volta effettuata la raccolta differenziata. Bene, ora dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità per arrivare a quel 65% che ci chiede la Comunità Europea, nonché i nuovi obiettivi che ci ha dato da poco tempo la legge regionale sui rifiuti. Per farlo abbiamo adottato questa appunto seconda fase, che consta di due principali azioni. La prima, l'installazione di queste calottine volumetriche su tutti i bidoni della raccolta indifferenziata, quelli grigi. Queste calottine hanno lo scopo di incentivare tutti quanti noi a fare ancora più raccolta differenziata. E hanno anche l'altro scopo di impedire a coloro che provengano da altri comuni e che quindi non pagano la loro tassa dei rifiuti qui a Minervio, di non conferire più da noi il materiale. Seconda azione importantissima, la realizzazione di una stazione ecologica unica, sovracomunale, con i comuni di Baricella, Malalbergo, e ovviamente Minervio, che si trova ad Altedo. La stazione ecologica che sarà aperta 7 giorni la settimana. Naturalmente per andare da Minervio ad Altedo, rispetto a dove era prima la stazione ecologica, bisogna fare qualche chilometro in più, ma siamo sicuri che la comodità data dal fatto del poter accedervi 7 giorni la settimana e il sabato sia la mattina che il pomeriggio compensi abbondantemente questo piccolo disagio. Bene, vediamo semplicemente come funziona la calottina volumetrica. Allora, è necessario naturalmente dotarsi della tesserina che viene data gratuitamente a tutti i titolari di un'utenza dei rifiuti di Minervio. È semplice, sufficiente, dicevo, premere il bottone, strisciare la calottina. Quando si sente questo click, la si apre, si conferisce qui il rifiuto, ci stanno fino a 22 litri qui all'interno e semplicemente la si richiude. Tutto qui. Questo un piccolo sacrificio per poter avere ancora una migliore raccolta differenziata sul nostro territorio. Questa è la tesserina che servirà per aprire i cassonetti dell'indifferenziato da lunedì prossimo 26 ottobre. Questa tesserina, se non l'avete ancora, la potete ritirare presso il municipio, all'ex sede della Protezione Civile, da lunedì prossimo, appunto 26, fino al 30, al pomeriggio dalle 2 alle 20, oppure potete passarla a ritirare anche sabato mattina 31, sempre nella ex sede della Protezione Civile. Le calottine verranno installate dal prossimo lunedì, quindi dal 26 di ottobre. Per aprire i cassonetti di differenziato sarà appunto necessario avere questa tesserina.